Qual è il sentiment che è emerso sui mercati da questa prima giornata a Chernobyl, da questi primi incontri? Sicuramente è un clima di ottimismo che è uscito ed è emerso in modo chiaro, molto più ottimistico rispetto agli anni passati. Un contrasto sempre più forte tra un'economia che va molto bene e un clima sociale che invece si deteriora. L'economia che va molto bene da una parte e i rischi geopolitici che non sono mai stati o quantomeno non si sono mai percepiti così alti. Quindi, come sempre emerge in questi contesti di Chernobyl, grandi opportunità per il futuro e rischi dominanti. Rischi dominanti che dalla sala arrivano sotto tre principi. Il primo, quello del rischio della disgregazione dell'Unione Europea e la tensione principale che arriva dalla sala con le imminenti elezioni europee, il rischio che arriva da un crescente protezionismo che parte proprio dagli Stati Uniti, poi un rischio che la tecnologia possa andare a impattare proprio sulla stessa democrazia. Questo è un sentiment che emerge in modo molto forte da più relatori oggi in sala. Ecco, invece per quanto riguarda il risparmio gestito, come vede le prospettive? Perché c'è stato un rallentamento deciso negli ultimi mesi. Io continuo a vederle molto positive. L'Italia è un paese che ha un risparmio privato importante. A livello di statistiche, sicuramente il risparmio privato italiano e la sua percentuale di risparmio gestito è più bassa rispetto a quello che si ha in altri paesi europei. Quindi lo spazio di crescita c'è ancora, è inevitabile che in momenti di incertezza, quali quello che stiamo vivendo, ci sia un rallentamento e anche una necessità di ponderare maggiormente le decisioni di investimento con un ricorso maggiore alla liquidità che non è mai stata così alta come in questi mesi. Ecco, invece per quanto vi riguarda, il mese di agosto com'è andato? Prosegue il trend di crescita che ormai è in essere da tanti anni. La banca si sta sempre più affermando e ormai è fortemente affermata come interlocutore del private banking e del wealth management e quindi un naturale punto di approdo per i tanti professionisti che stanno guardando lo sviluppo della professione nei prossimi anni, che si basa proprio sul concetto di consulenza e di protezione del risparmio che la banca ha sempre avuto nel corso degli anni. Grazie mille. Grazie a te.